Il Circolo Acli di Cucuranno organizza la gara podistica della solidarietà, meglio conosciuta come Cucuran. Un ritorno dopo ben 5 anni, che cosa vi ha spinto a riprendere questa iniziativa? Siamo riusciti a organizzare questa Cucuran alla sua 15ª edizione e alle ore 15 presso la sede della Circolo Acli Burrai di Cucurano. Quest'anno abbiamo cominciato in maniera, diciamo, soft, organizzando solamente la gara dei bambini delle scuole elementari, e abbiamo lasciato da parte la gara degli adulti. Il prossimo anno speriamo di tornare più carichi e di organizzarla ancora meglio. Questo momento in cui noi cercheremo di far aggregare adulti e bambini insieme allo sport e alle iniziative sociali. Come verrà strutturata l'iniziativa? Ci sarà alle ore 15 la gara dei bambini delle elementari, bambini e bambine, che correranno in varie distanze, dalla prima alla quinta elementare, una classe alla volta naturalmente, e anche forse divisi tra maschi e femmine se i numeri saranno importanti. Poi successivamente ci sarà una camminata per gli adulti di 4,5 km circa, finale ci sarà una merenda e uno spuntino per tutti. Chi collabora alla manifestazione? Alla manifestazione, oltre al Circolo Burrai, collabora l'Oratorio La Stazione, l'Istituto Comprensivo di Sant'Orso, la Cooperativa Sociale L'Utopia e la Sezione Avis del Comune di Fano, naturalmente anche la Caritas Parrocchiale, e il tutto con il patrocinio del Comune di Fano. Inoltre ci saranno diversi sponsor che ci aiuteranno in questo, a sostenere le spese. Carla, quali sono dunque gli obiettivi della Cucuran? L'Oratorio La Stazione e il Circolo Burrai sono due realtà affiliate delle ACLI. Lo scopo di questa iniziativa, che ci piace, è dedicato allo stare insieme, all'aggregazione, e alla voglia di giocare e di essere allegri. Quest'anno avremo un ospite d'eccezione, verrà con noi, da noi Angelo, il ragazzo che sognava la bicicletta, e poiché come associazione abbiamo collaborato a realizzare questo sogno per Angelo, assieme ai suoi genitori verrà con noi, e di questo ne siamo ovviamente molto contenti. Speriamo nel bel tempo. Lo scopo di questa gara e ovviamente di questo evento è quindi sociale, ma anche di solidarietà, in quanto il ricavato verrà devoluto in beneficenza al Circolo Didattico di Sant'Orso.